Benvenuti ragazzi, buon fine settimana da Mao. Everyone welcome, very good morning. Have a lovely weekend, all of you. Muscles. And here we have a lovely, lovely tomato pasta with mincemeat, what they call bolognese, or sort of lovely. Kids added, they said it's good. Right. So, new recipe. We're gonna make some oysters today. Oysters, all right? But before that, with Mao, we have a lovely glass of wine. There we go, Italian wine. Don't go wrong. Cheers. Okay, guys, we start. Let's get the oysters. Right. Bucket of oysters here. Beautiful. Okay. Okay, I'm gonna make fresh oysters with some lovely lemon juice. Simple as that. You open them and you eat them. E ragazzi, un po' di ostriche con limone, ciccia, si mangiano, gioco è fatto. Altrimenti due spaghettini alle ostriche. Vediamo un po', scateniamoci. Le cose le avete viste qua, ne possiamo aggiungere un pochino. Queste sono state cucinate col pomodoro, l'aglio, il vino bianco, facile facile. Ok, magari ne mettiamo un paio negli spaghetti, ok? Spostiamole qui. Iniziamo a organizzarci. Allora ragazzi, le ostriche, allora innanzitutto mettiamo dell'acqua a bollire per la pasta, giusto una porzione e mezzo. Ok, put it there, just one portion. And enough of pasta, just a little bit, little touch for me and the wife, all right? So, we need to accommodate this a little bit better. Okay. There's no space here, it's because they may leak. Okay, we go like that. Okay. So, to clean the oysters is a master job. You have to be very, very careful. Use appropriate tools. Cheers. Buongiorno Robertino, Cincin da Mao, mentre facciamo gli spaghetti alle ostriche e le cozze. Ah. Proprio qui abbiamo le cozze che abbiamo preparato velocemente. Ok. Allora, la signora qui di fianco vuole un pochino di ostriche, quindi le puliamo e facciamo gli spaghetti. Allora, cosa vi serve? Vi servono gli attrezzi, un coltello qui, il coltello per le ostriche, un bel tagliere, devo fare in spazio come al solito. Allora, gli ingredienti per gli spaghetti alle ostriche sono un paio di ostriche lì. Eh sì, buongiorno Samigo Robby, amico di sempre, ormai sono quasi più di 40 anni Robby, eh? 40 e passa, forse 42, 40 anni. Allora, in più le nostre nonne erano amiche, amiche alla grande, eh? Roberto e mai grandma, nanni, granny, they were friends, close friends. Right. This back to 70 years ago, 60 years ago, long time ago. Right, so I need a pot. Okay, you tap your pot here.
Okay, and we start with some garlic. Okay, I got my bowl here to crush everything in. So, a bit of garlic there. Put with the skin, doesn't really matter. Okay, clean up. The pasta here. Okay, so you tap your pan, garlic we said, I can't miss black pepper. Okay ragazzi, pepe nero, un pochino lì. Facciamo dei spaghetti meraviglia alle ostriche, signori miei, e le cozze. Ok, allora facciamo riscaldare di là con calma la padella. Qui c'è l'aglio, qui c'è il pepe nero e iniziamo a spinzarlo. Ok? Qui abbiamo un'anguria, dopo ci facciamo un po' di frutta. Ragazzi, devo un po' organizzarmi che abbiamo anche qualche birretta per non sfigurare. Andiamo qua. Ecco qua. Un po' di ordine, la pentola si sta riscaldando. Continuiamo con l'aglio, mettiamo bene. Hey guys, chocolate garlic finally. Don't forget your red wine. Over the weekend. Keep cleaning as well. Putting all my stuff into the cupboards. Never finish. We got some clementines, we got some more lemons there, there we go, but we got the chilies. Just get one chili, not too much. Right, wash it. Take the edge off. Jimmy. Let's wash it. Okay. Okay, my hot pan is warming up. Water's about to boil. Add salt on it, 1, 2, and 3. It's not sea salt, so watch out what you do. Hey ragazzi, andiamoci a tritare il peperoncino, l'aglio alla grande, proprio minuzzate tutto, tutto qua. Facile e facile. Hey ragazzi, forza Cagliari. Oggi c'è Milan-Juventus. La Juve gli fa cappotta al Milan, volete vedere? Hey guys, I'm a football fan. Juve Milan plays AC Milan in Milan. We're gonna win. There we go, plenty of olive oil guys. Eat up, smash your garlic. Now we need a bit of parsley guys. Water is about to boil. Okay, we have here the lovely mussels. Okay. I need a bit, to make a bit of space for my pot, so I'm gonna play a bit of games here. I'm gonna transfer my mussels into this pot here. Beautiful flavors. Buongiorno Roberto da Verona, un grande abbraccio da Mau. Siamo a Londra, un bel fine settimana,
il Cagliari ha pareggiato, ma insomma. E buongiorno anche a te, Corrado. Benvenuto nella cucina di Mau, carissimo Corrado. Abbiamo un piatto alla persiana, cozze e ostriche, spaghettini. Vediamo un po' come va a finire. Allora, l'olio è quasi caldo, ragazzi. Deve essere leggermente caldo, non deve bruciare. E ci mettiamo giù il prezzemolo, il peperoncino, il pepe nero e facciamo un bel soffritto. Ok? Vediamo bene qua, c'è tanto. Così. Ok? Facciamo rosolare quasi a fuoco spento, ok? Conosce, ecco qui le ostriche, ragazzi, belle, appena comprate, ci si alza alle 5 del mattino e via. Grazie dei complimenti, Corra. Corra, non è il pollo Antonio, ma siamo vicini. Allora, ragazzi, rosoliamo il nostro aglio, prezzemolo, fuoco molto molto lento, mi raccomando, ok? E poi iniziamo a aprire le cozze. Nel frattempo l'acqua bolle per due spaghettini o due tortiglioni, quello che volete. Allora, ragazzi, ha rosolato un po' il nostro aglio, ma ci mettiamo una bella spruzzata di vino bianco e raga, così, mezzo bicchiere e via. E facciamo un po' rosolare e bollire, evaporare il vino, ok? Facciamo andare bene, finiamo di aprire le pentole qua. Ecco qua, facciamo così piano piano, adesso un po' inizia a sobbollire il nostro vino, l'acqua inizia a bollire, le cozze non lasciatele mai come faccio io vicino alla cucina, devono essere al fresco sempre, va. No, tutto bene il soffritto, corra, tutto bene. E anche il vino, in particolare questo pugliese, lo dedico a tutta la Sardegna. Hey guys, this is a cheers to Sardinia. Here we go. So, now we have to do the big thing. Open the oysters. Got lemons here. We open a lemon. Voilà. Two halves. Get a plate. We put it, I don't know, somewhere here. Somewhere. Somewhere, guys. There's no space. Okay, there we go. Now we start to open the oysters. Water is about to boil, salted water, to get some spaghetti maybe. There we go, bit of spaghetti, guys. You know the blue part, so I don't have to do add the 21.
We got two lemons, right? Okay, there we go. I need parsley. Parsley. Get a big chunk of parsley, fresh parsley here. Right, now we open the oysters. Now you have to be very careful, it's dangerous, yeah? It's not a game. Okay, so proper knife. Okay, there you go. Be dangerous, yeah? Do it gently. There we go. Touch the top. There we go. They are beautiful. Guys, that's beauty. It's a beauty. Okay? So, a bit of lemon on it. Oh, got the oysters. Oh. They're for the wife, yeah? Put it there. Here you come. Okay, we open another one. How many years you have here? 14. Okay, do it very gently, it's dangerous, guys, yeah? Okay. It's a bit of stone, so I give a wash. Very gently, yeah? Don't play games. Okay. Okay, you see it's opening? Scratch the top. And then you move it. There we go, look at them. Juice, beautiful, fresh. Okay. Squash some lemon in it. Squeeze some lemon in it. There we go. Bring it to the wife. Okay, I'll do another one. Okay, again, Rebecca, only tight, and do very gently. You have to move the knife like this, yeah, back forward. Until you do feel when it's opening. But be very careful because it slips in your hands and then you end up in the hospital, yeah? It happened to me as well. There we go. When it's open, you scratch the top. There it goes. Okay? Beautiful. Look at that. Full of juice. They're fresh. Okay, let's bring it to the wife. Our lemon here. There we go. Oh. Okay. So I moved the oysters, the mussels, guys, because it's getting hot in here. Right. This is going. I need to clear it up a bit. I need to clean my bowl. Stones here. Okay. Okay, next move. My water is boiling here. So I'm gonna cook the pasta now. Never forget to drink some lovely wine. Mm. Gorgeous. Hey, we get some parsley, boys. Hey, and girls. I hope plenty of you is watching me. Look at that. Beauty. Eh? Italian parsley, guys. People dream of it. Eh? Right. Give a wash. Give a wash. Get a knife or something. Start chopping. Okay, big knife here. Okay. My one is almost gone.
chop the parsley finely, as usual. Dica, don't chop your fingers. Ragazzi, non tagliatevi le dita, per carità, e attenti con le ostriche. Fate attenzione, perché il sottoscritto l'ha finita in ospedale una volta. Ho avuto paura. È molto una cosa delicata. Non date le mani ai bambini, per carità. Niente, facciamo gli spaghettini lì. Ecco qua, tutto rosola bene. Adesso aggiungo le cozze, gli spaghetti e sono a cavallo. Ecco qua, l'acqua bolle. Mettiamo un 120-130 grammi di pasta. Adesso voi direte, non tagliarli, ma o ti tagliamo le gambe. E non li taglio, vabbè, in genere c'è questo viziaccio brutto. Ok. Via raga, tritate bene. Adesso appena la pasta è quasi pronta, apriamo un paio di ostriche. Facciamo così, mi servono tre ostriche adesso. Le metto lì, le lavo. C'è sempre qualche piccola pietra da mangiare. Ci metto un po' di tempo a bollire qui, però non fa niente. Vorrebbe un coperchio che mi aiuti a velocizzare la cottura. Vediamo un po' che succede. Chi mi scrive? Ciao Filippo, grandissimo tifoso napoletano numero uno. Sei andato sino in Olanda, Filippo? Guarda qua che può essere una bellezza unica, Filo. Adesso aggiungo il prezzemolo qua. Poco spento adesso, Prezzemolo. Abbiamo messo il vino bianco. Ecco qua, un po' la buona si cucina, Però è cucina sana, di classe, tra virgolette. Allora, devo aprire tre ostriche. Facciamo pian piano, l'acqua bolle qui, però mi serve la pasta pronta, Qui non va bene. Dai, forza. Ci siamo quasi, Allora, aspettiamo ancora un attimo prima di aprire. Adesso alzo di nuovo il gas. No, ci devo mettere il sughetto, quindi devo aprirla. Ecco qua, le apro. Il succo lo metto dentro la mia acqua, ok? Numero 2. Aprite piano piano, perché la si finisce in ospedale. Non è facile. Scavare, trovare la bocca piano piano. Ecco qui, pasta bolle, non distraetevi un attimo, perché altrimenti, ecco qua, mettiamo tutto il succo, belle fresche, Forza ragazzi, gli spaghettini alle cozze alle ostriche. Adesso io cambio padella. Sì, sta cuocendo bene. Mettiamo la padella più grande. Ecco qua, pulizia. Padella qua più grande, altrimenti facciamo un po' di caos. Fiamma alta. Apriamo la terza ostrica. Hey guys, you open three muscles e io pude giù sin. Prego. Sì. Ok, we got the area.
Okay. Okay. We need it. Okay. I'm gonna transfer now my sauce into a big pot. This, we need the pasta to be ready, nearly there. Okay. There we go. Now. Okay, just give another couple of minutes for the pasta to finish off. I need to do this. All the juice in, okay. We got space, guys, but what can you do? I've got to clean up the mess. Okay, so now I'm going to add the pasta into my pot. I finish cooking here, okay? Just 1 minute. I need tools, all the time tools. Never rush when you cook, yeah? Never rush. Drink more wine. Hi, Darren. Darren, nice to see you here. Hi. I'm making pasta, I'm making a mess, yeah? I saw your name and then everything drop off. My wife is having a laugh behind us. There we go. Okay, so what do I do? So spaghetti with mussels. Okay, they are not quite cooked yet, okay? But transfer them into the main pot, right? This is my way of doing things. Okay, flame, high flame. There we go. You need it there. It's a quick recipe. Okay, Darren, I'm waiting for you in London when you come over, yeah? We have a lovely dinner. Yeah? Now hurry up, yeah? There we go. Allora, ragazzi, così, adesso prendo una tazza. Spostiamo l'acqua da qua, magari mettiamo la pasta un po' più su qui, non so se riuscite a vedere, ecco qua, così, e via. Adesso con la mia pinza inizierò a vistare, aggiungo un po' d'acqua di cottura, ok? Faccio così, io prendo una tazza, un bicchiere, così. Acqua di cottura, voilà. Acqua di cottura, non troppa, un pochino. Allora, la pasta cotta per due terzi, ok? Ha bisogno ancora un paio di minuti, così prende tutto il sapore. Facile. Via. Voi nel frattempo bevete del vino. Hey guys, while you wait, you drink some wine. Simple as that. Caro Filippo, aspetto un grande Napoli campione d'Italia, meglio campione d'Europa, speriamo bene, sono con voi. Vi parla un ex tifoso juventino, perché le cose in casa Juventus vanno male e quindi mi hanno un po' deluso, ciccia. Ragazzi, fate andare la pasta tranquilla. Come si asciuga? Aggiungete poco acqua di cottura, mi raccomando. Io la sto praticamente recuperando dal contenitore dove ha cotto. Ok, andiamo avanti. Bicchiere di vino. Il vino dove è andato a finire? Eccolo qua.
zero, lascio in frigo. Eccolo qua, un buon vino pugliese, ragazzi. You find 25% discount at the moment in English supermarkets, yeah? Okay, we are nearly there, right? We are nearly there. Couple more minutes. Now it's still a little bit hard. My pasta is still hard. I can't see, you know? Okay, but in Italy we like al dente, you know, chunky, hard pasta. There we go. So now I need to wait. You can't rush it. Guys, we are nearly there. Check your pasta, it's drying up. I need more water though, a little bit more water from our, you know, from our pot. There we go, just a little touches, yeah, little touches. Yeah, a little. Okay, at this stage, I'm gonna smash in my oysters, okay? My oysters. Pasta is ready. I switch off the flame now. Flame off. Now take a knife or something, clean your, you know, okay, there's a piece of stone here, have to be careful, yeah? Okay, the mussels, the oysters have to go in. See, voila. One, two, flame is off, yeah, and three. Okay, now seal it, flame is off, take your mussels. Ciao Pino, buongiorno, spaghetti alle ostriche e le cozze, e gettateci dentro le cozze, ok? Quante ne volete, così, okay. Senza esagerare, ok? Un po' di sughetto, via. Ragazzi, ci siamo, il fuoco è spento, una bella rovistata lì, così, c'è il prezzemolo, c'è tutto, peperoncino, quello che è fatto, ok? Adesso, no, cioè, non è finito, non è che fa, ancora olio d'oliva, continuate a girare, ci siamo, ok, finito. Ragazzi, adesso dobbiamo ripulire un po' il bancone, la zona di lavoro, per carità. E andiamo a assaggiare, giusto ragazzi? Andiamo a assaggiare. Ok guys, the recipe is done, really, simple as that, fresh oysters. From Billy's Gate in London, look at that. You can buy 25 for, you know, modest price. Okay, one, mussels from Billy's Gate. We have a lovely spaghetti here. Okay, look at that. The smell is unique, but we're gonna taste it, yeah? Because we don't trust it. Right, so here we go. Okay, back to my chopping board, which is wet now, with a cloth, okay, like this. Okay, if you want watermelon, we got watermelon as well, which goes nicely
after your pasta. Ta-da. There we go. My wife is training to open oysters, but she knows how to do it. Cheers. No, Pino, io non sono forza pais, io sono forza Gasteddu. Allora, assaggio. Prendiamo un bel piatto, un piattone, un piattozzo, come volete chiamare. Io ci farei anche dei toast, ma non fa niente, un bel piatto lì. Gli attrezzi ci sono, le pizze. Mangiamoci due bei spaghetti, raga. Senza esagerare, al dente, eh? Questo è un al dente, alla grande. Un po' di cozze, ritorno. Guarda, di un try. Oh, non tra le paste. Yeah. Ok? Raga. Non sarà la copertina, però. Here we go, guys. Spaghetti with mussels and oysters all the way from Billingsgate in London. mandami i funghetti, Pino, mandali pure che te ne sarò grato. Ci vuole anche il vino pugliese, non abbiamo quello sardo, però. Hey guys, we're gonna taste now our pasta, our Italian pasta. Cheers. Oh, I'm drinking beautiful white wine, red wine, guys. Okay, where are we? So I need a fork, but I need a knife as well. Okay, sharp knife, because as always say, I cook the mussels just slightly, yeah? So I open them up, they keep a flavor and everything. There we go, let's taste this. Oh, they look gorgeous, guys. There we go. Oh. Cottura perfetta. Al dente, ragazzi, sapore meraviglioso. Yeah? If you want to buy this, I can sell it for 200 quid, yeah? No one less. Oh, yeah. My wife is having a laugh. There we go. So. Okay. We're in England, we're standing up here, yeah? Number one. Now you take a muscle, yeah? Open from the back. There we go. Like this. There we go. Top class. Ragazzi, sono buonissime. Fresche. Le cozze devono essere fresche. Buone. Se possibile comprate in giornata e mangiate. Hey guys, mussels have to be fresh, yeah? Do not play games. Hi Leo, spaghetti with oysters and mussels. Leo, they're gorgeous, top class, top class. Leo knows I get up in the morning to go to the market. Leo really knows. There we go. I really enjoy this. Masterpiece. Okay. Now, more pasta. I'm not going to stop here. But I don't know why, but I like it with a spoon. Don't ask me what. There we go. Really al dente, guys. Madonna. Buonissimo. There we go. Right. So, share the video. Click. Tap and put likes. Those dodgy likes. Views, whatever they are. We got to beat records, yeah? The record that so far is 50k. 50k, 50,000 viewers.
That's not enough, yeah? Let's go to 100k. Oh gosh, my wife is watching me, man. Spettacolo, ragazzi, ci vuole anche un pezzettino di pane. Prendiamo il pane. Pane non è cioè, di gran qualità, è buono, però pane che io non posso mangiare, però un pezzettino, dai. Ecco, un pezzo di pane. Andiamo là. Oh là là. Non dimentichiamoci del vino, altrimenti ci ammaliamo. Cin cin. Leo, this to your health. Pezzo di pane lì. Bella piccante, eh? Intanto giusto, non è piccantissima, intanto giusto. I'm enjoying this, guys. I really do. Let's open more muscles here. Oh gosh, top class. If you overcook the muscles, then they become hard, they lose the flavor, they're not nice really. So you have to watch what you do. The smell. Good. Okay. So they have just opened slightly, very slightly, and then that's it. Pane, buonissimo. There we go. Mom is going to say goodbye now. I'm going to go to the pub. I'm going to go somewhere. But please share my video, yeah? Top class. Pane, ecco qua, un altro po' di pasta e abbiamo finito. Sono a casa mia e mangio come voglio. Buonissimo, raga. Adesso come fanno i buoni amici sardi, la scarpetta. Pane, così, andate intorno al piatto. A un pane, ecco qua, a un buonissimo. Ciao ragazzi, baci a tutta la Sardegna, un abbraccio forte da Mau, alla prossima. Chiedetemi qualche ricetta, ve la faccio, così non muore nessuno. Ciao. Ciao ragazzi.